quale modo migliore per celebrare questa giornata se non omaggiando i propri morti? A tal proposito, ta-da! L'altro giorno, a un fulmine a ciel sereno, un amico mi ha fatto arrivare per le mani queste due banconote zombie. La piotta e la mezza piotta. Mamma mia, regà. Salto nel passato di quelli rari. Comunque, visto la mia tendenza di divertirmi con cose che non hanno più valore e farle tornare di valore, oggi se divertimo a tirar fuori il ciccio mezzavella. Mezzavazzi. Quindi iniziamo con la mezza piotta, ritaglia in senso resiste, le 50.000 lire, numero FD 094956H di riferimento, quindi Banca d'Italia, ok? Allora, la piotta se la teniamo per un'altra occasione. Oggi diamo un senso nuovo ad esiste a sta banconota da 50.000 lire, detta in slang romano mezza piotta, Bernini. Roba seria, raga. Quindi, vi faccio vedere passo passo. Allora, innanzitutto, prendiamo lo stencil, ci mettiamo un po' di colla riposizionabile dietro e lo piazziamo su una bella lavagna luminosa così da averci riferimento per vedere dove piazzare la banconota nel modo migliore. Ora, la banconota mi sembra abbastanza posizionata bene. Che abbiamo la certezza di come è stata posizionata, la fissiamo. Eccoci qua. Perfetto, una volta fissata, la rigiriamo. Ok, abbiamo il nostro bello spray. Stavolta uso un trasparente, ragazzi, perché voglio vedere che effetto che viene. Lo voglio rispettare questa mezza piotta. Allora, vedere che sotto c'è stava qualcosa, un po' come abbiamo fatto l'altro giorno col manifesto del comune. Boh, fatto, gli diamo una bella bottarella di allora, gli abbiamo dato una bella sventolata, si è asciugato, vediamo un po'. Regà, questo è l'effetto e questo si chiama errore. Ti pareva? Eh? Sempre quando uno deve fare, sempre su quando uno c'ha solo una cosa su cui lavorare, tunk, errore. Però insomma, non disperiamo, anche perché gli errori hanno sempre portato al riuscimento dei migliori capolavori. Mo vabbè, di certo non sto a parlare di sto caso, di quello che faccio io, delle stronzate che faccio io. Però ecco, l'errore fa parte della sperimentazione della ricerca artistica, quindi ne prendiamo atto e andiamo avanti. Quindi, coscienti dell'errore, adesso recuperiamo e facciamo diventare sta banconota ancora più un pezzo unico. Yes! A Gianlore! Oh! Dicevo, a Gianlore, te sta a preoccupare, eh? Te ripiamo, eh? Così risolve tutto, eh? Te preoccupa. Allora, niente, preso dalla smania, regà, ho già iniziato a farlo prima, mentre... Quindi allora, mo ci passo un po' di giallo, sempre un po' trasparentino, eh? Però l'idea è quella che siccome c'è stato questo errore, e mo ci passiamo un po' di giallo sopra, poi ci ripassiamo il nero, quello scuro, l'errore rimarrà sotto e gli darà un po' l'effetto tipo vecchio, ci avete presente? Tipo quelle cose che stanno da... Gli antiquari che hanno quell'effetto un po' tipo oh, ammazza, c'ha 500 anni sto quadro, ecco, verrà la stessa cosa, sembrerà vecchio come se c'ha certo non 500 anni, anche perché mi sa che sono negli anni 70 queste banconote, però no, se siamo capiti insomma. Allora, passato il giallo, lo vedete con che effettino un po' così trasparentino che si continua a vedere sotto, anche perché il numero di serie sinceramente è una bomba, e poi l'effetto di questi 50 dire qui il rilievo rimarrà anche sulla, se uso il nero più scuro, ok? Perché comunque sia lo spray lascia intravedere quello che ci sta sotto. Sta cosa l'ho imparata seguendo il lavoro dei CT Ink, in particolar modo di Evol. All'epoca faceva sti effetti con gli spray passando prima un
Allora, poi un altro e sotto rimaneva in trasparenza, che ne so, il nome del crew, la firma sua, un messaggio, insomma, roba del 2004, quando abbiamo conosciuto CT Inc, Evol, Pisa, loro, Logan X, quando fecero le prime mostre qua a Roma, curate da Laura Lombardi allo Studio 14. Erano delle mega mostre collettive dove ci siamo un po' conosciuti tutti, noi che facciamo street art, stencil, poster, roba del genere a Roma all'epoca. Tra tutte le persone che erano state invitate a sta mostra dalla curatrice c'erano anche dei geni, fenomeni internazionali come appunto i nomi di rilievo che vi ho appena raccontato. Quindi mo senza che stiamo qua a fare i repertori, i ricordi, le cose, la malinconia, porco due, perché sennò poi uno dice mazza il tempo che è passato. Allora ripassiamo un altro po' di giallo. Ammazza che non c'è culava nessuno, quando sta roba non la faceva nessuno, E mo invece tutti bla 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 bla. E però mi capita poco di sentire citare o nominare Laura Lombardi, e quello un po' mi dispiace perché lei è stata davvero tra le prime a spingere su sto mondo, su sto tipo di ricerca, soprattutto a Roma. Quindi, raga, informatevi, e se dovete parlare di street art a Roma in generale, per forza dovete parlare di Laura Lombardi. Se non la conoscete, andate a cercare chi è e riportatela nei vostri articoli, nei vostri racconti, nelle vostre favolette, nelle vostre stronzate, nei vostri convegni, nei vostri talk show, nei vostri 2 minuti di gloria. Ok? Nei vostri trafiletti sulle enciclopedie. Allora, ho riposizionato lo stencil. Alla fine ho scelto di utilizzare un bel nero Belton, un deep black Belton che ha un retrogusto di verdaccio, verde vescico, verde bile. Allora, leggero, leggero, tac, ma tipo mezzo basta così, ora famo asciugare, gli diamo la solita sventolatina col pezzetto di carta, flap flap flap. Vediamo un po'. E andiamo. Madonna mia, che figa. Questa è una bomba, raga. Ecco. Vedete come dagli errori escono fuori poi le cose più fighe? Babba mia. Babba mia. Mo famo l'occhi bianchi. Ci stiamo quasi, raga. Dai, va. Aspettiamo un attimo che si asciugano. Meglio. Si sono asciugate ben benino. Vedete lì in alto qua, che si vede bene la scritta 50.000 lì, pure il numero di codice, se ci fate caso un controluce si continua a vedere. Eccole qua, raga, ciccetto. Abbiamo svandalizzato la mezza piotta di Gian Lorenzo. Poi ci manca solo di mettere il timbro a vi dirò, lo mettiamo proprio mezzo in faccia al giallollo. Tac. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Mezza piotta, ciccio. Raga, banconota da 50.000 lire, la mezza piotta dipinta a mano, spray acrilico e Posca, autenticata. È partita l'asta, durata dell'asta 24 ore, base dell'asta 50 euro. Andate sotto il mio ultimo post e fate l'offerta più alta.